La città accessibile è un progetto che vede coinvolto il Rassegnuto, l'associazione Spingi la Vita, e il Ginger Zone e il comune di Scandicci. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione dei ragazzi tutta una serie di opportunità per mappare a Scandicci i luoghi dove ci sono barriere architettoniche. C'è stata una prima fase dove diverse decine di ragazzi sono entrati in un percorso esperienziale per capire fisicamente, anche sul proprio corpo, sulla propria emozione, che cosa significa essere diversamente abili, e poi sono andati in giro per la città a fotografare, a segnalare i luoghi dove ci sarà bisogno di intervenire per ridurre le barriere architettoniche e rendere la nostra città più accessibile. Praticamente abbiamo visto un video su questo ragazzo che è di Scandicci e che appunto viveva da solo in una casa e con le difficoltà appunto del vivere in carrozzina e dell'essere in qualche modo disabile. E questo video mi ha impressionato molto perché, cioè, se ci fossi stato io al suo posto mi sarei sentito molto più in difficoltà e molto più solo, tra virgolette, di quello che faceva sembrare lì. E poi mi ha fatto molto piacere anche vincere questo concorso, perché appunto anche la classe ha partecipato in maniera molto attiva e concreta, poi, perché appunto siamo andati tutti insieme fuori a fare queste rilevazioni e nulla, e la classe si impegna appunto a sostenere questo progetto anche negli anni futuri.